Lei stava recitando a Milano, Nina, nel Gabbiano di Chekhov, sotto la direzione di Talli. I critici ne avevano parlato come di un prodigio. Aveva 24 anni, un portamento fiero e una voce che incantava. Pirandello stava lavorando a Roma con la compagnia del teatro d'arte, appena formata. Voleva fare un teatro con autori e attori che, come lui, sentissero la necessità di un rinnovamento. Per il debutto aveva chiesto una commedia a botte e pelle. Non aveva ancora scelto la protagonista per Nostra Dea, che stava già provando. Quella ragazza, Marta Abba, gli avevano detto, affascinava il pubblico. Senza averla mai vista, chiese a Guido Salvini, il tuttofare della compagnia, di correre a Milano per scritturarla. Salvini parte e si incontra con la Abba, ma le trattative sono difficili, perché l'attrice fa delle richieste altissime. Devo lasciare Milano, dove è casa mia. E qualcuno della famiglia dovrà accompagnarmi a Roma. Io non vado in giro da sola. Non è per me che chiedo. Già è un onore che il maestro Pirandello mi inviti a far parte della sua compagnia. Il teatro è caduto in basso. Va avanti chi si serve di ogni mezzo per fare carriera. Non vorrei che qualcuno si servisse di questo appiglio per fare dei pettegolezzi su di me. Sono così giovane. Devo assolutamente potermi far accompagnare da mia madre. Alla fine trovano un accordo. La scrittura è datata 25 febbraio 1925 e prevede un compenso di 170 lire giornaliere. Lamberto Picasso ne prende 160 ed è il primo attore. La Di Lorenzo arriva a 105 e Cervi, giovanissimo, firma per 37. Marta Abba stava recitando al teatro Chiabrera di Savona. Pirandello le mandò Nostra Dea. Gentilissima signorina, studi con amore la parte della protagonista di Nostra Dea e pensi che la rappresentazione di questo lavoro avrà tutto l'ausilio di una prestigiosa messa in scena che faciliterà a lei tutti i passaggi da un abito all'altro. Ad ogni cambio d'abito, Nostra Dea cambia la personalità. Cambio d'abito e cambio di personalità. Ma davvero? Nostra Dea di volta in volta diventava mite o aggressiva, timida o spregiudicata. Mite o aggressiva, timida o spregiudicata. Mi divertirò. Sì, mi divertirò. Inoltre i vestiti non sarebbero stati lasciati al gusto degli attori. Invece a quei tempi era in uso che fossero loro a provvedere ai costumi. Anche questa novità piacque a Marta. La incuriosì. Non vedo l'ora di iniziare. Forse è questo il teatro che sognavo. E finalmente Marta arrivò a Roma. Pirandello stava provando in palcoscenico. Tu, Lamberto, sei l'amico Vulcano. Marco Orfo è disorientato dal comportamento di Dea, mentre tu conosci il suo segreto. Ero arrivata a Roma accompagnata da mia madre. Sul palcoscenico, nella semioscurità, vidi delle persone. Una di queste aveva i capelli d'argento, il pizzetto bianco ed era piuttosto curva. Cervi, si tenga pronto a entrare. Lei, signorina Graziosi, si faccia dare il primo abito di Dea. Io salii in palcoscenico. Appena la signorina Abba sarà arrivata, proveremo la sua scena già con il vestito. In questo testo gli abiti sono parte integrante dell'azione. Qualcuno disse, è Marta Abba.
Pirandello mi venne incontro con quella sua stupenda vitalità. Non pareva certo vecchio. Signor Pirandello, sono qui. Benvenuta, signorina. Siamo contenti che sia arrivata. Il successo di Nostra Dea fu dovuto, sosteneva Bontempelli, alla straordinaria arte della signorina Marta, che è un miracolo di intelligenza e di fascino. Lo spettacolo rimase nel repertorio della compagnia per i 3 anni della sua esistenza. In quel periodo la Abba e Pirandello vissero un rapporto che superava la visione fra uno scrittore e un'attrice. Passione di lui per lei, ammirazione di lei per lui, amore reciproco, un enigma. Il fascino della vicenda Pirandello Abba sta proprio nell'impossibilità di una rivelazione. Quando la compagnia si sciolse, lui andò a Berlino. Per Pirandello fu una separazione dolorosa. Marta mia, piccola, piccola Marta mia, grande, grande Marta mia, che non vuol capire che l'essersi dopo 3 anni staccata da me non può essere stato per me. La vita me la son sentita staccare io, il cuore, l'anima tutta me li son sentiti staccare io e son rimasto solo. In una solitudine che non è soltanto materiale, ma totale e infinita. Tu fai e vuoi che sia silenzio. È che nel cuore tu non mi hai più. La vita che prima mi davi non me la vuoi dare più. M'ha tagliato vivo quando me l'hai detto. Caro maestro, lei deve cambiare vita. È sempre stata questa, Marta, la mia vita. Pensare cose belle e alte. Scriverle. Di tutto il mio lavoro di 40 anni non ho nulla. Il danaro se lo sono preso sempre gli altri. Il danaro? Ne avessi per poter formare una compagnia senza l'assillo delle paghe. Tu devi avere la tua compagnia. Lascia a me il pensiero di tutto, perché io non sono altri che tu. Ma per fare questo lei dovrebbe essere qui, caro maestro. E invece lei è a Berlino, per i 6 personaggi. Les Chinois sont un peuple malin, da Shanghai a Wuhan. Io sono mi desecrito patto, prenega a ciuncicciu. Tu sei la figliastra. Qualunque altra fosse pure la più grande tra Berlino, New York, Londra, Parigi, nessuna sarà mai stupenda come te. Dimmi quello che fai, dimmi tutto, tutto di te. Mi sono divorata in pochi giorni il fumo a Tia Pascale l'esclusa. Lei potrebbe trarne una bellissima commedia. Ho ricevuto un telegramma da Mussolini. Fraternamente felice, alto, auspicatissimo riconoscimento. Finalmente! Dopo tante incertezze! E no, e sì! Sono accademico d'Italia, ma rimango lo stesso pover'uomo di prima. Sai quello che ho pensato quando ho ricevuto il telegramma di Mussolini? Che il tuo, intanto, non mi arrivava.
Esprimo nostra gioia e prestigiosa nomina, Stop Famiglia Abba. E quando è arrivato mi parve opaco perché la gioia non era tua. Qua. Ma vostra. Della famiglia. Sono solo. Sono solo, sono solo. Dio ti guardi, figlia mia, dal comprendere un giorno tutta l'atrocità che è dentro questa parola. Non avrei dovuto leggere questa lettera. Gliela rimando perché lei si scordi di darmi dei dispiaceri. Per gli innumerevoli che già ho. Hai veduto l'elenco degli accademici? Leggendolo mi sono cadute le braccia. Un filologo, un traduttore messi tra i letterati, e non D'Annunzio, nemmeno Oietti. Non parliamo poi del ridicolo che rovescia sull'elenco la nomina del Marinetti, che per tutta la vita ha sparato i suoi cannoni, fragorosi, sì, ma innocui, contro tutte le accademie. Ah, Marinetti accademico. Che mi dice della commedia che sta scrivendo per me? Ci lavoro con passione. Il primo atto sarà tempestoso, pure in mezzo a tante brighe che non ti dico. Qui a Berlino l'estate è finita. Piove e fa freddo, specialmente la sera. Ecco l'elenco delle prime commedie che andranno in scena con la mia compagnia. Come prima, meglio di prima. Scrollina, La nostra compagna, Due in una, Il gioco delle parti e L'argine degli altri. In ogni piazza contiamo di mettere una novità. Quando mi darà la sua, maestro? La mia commedia nuova, come tu mi vuoi. Trattare gli attori diventa una cosa asfissiante. Domandano paghe enormi. Comincerò a Varese il 19 ottobre. Vorrei poter conoscere piazze e date per poterti seguire almeno col pensiero. In 3 anni che siamo stati insieme non mi sono stancato mai una sola sera di sentirti recitare. Come tu mi vuoi. Primo atto. Berlino, in casa dello scrittore Salter. Poi in una villa nei pressi di Udine 10 anni dopo la Grande Guerra. Ma è una storia di oggi. Ma avviene una cosa stranissima. Vedo così vive le creature della mia fantasia, così indipendenti da me che non riesco più a controllarle. Mi scappano via. Tendono a uscire dalle loro parti, a fare altro, a parlare d'altro. Ricondurli alla loro azione nel dramma mi costa una fatica incredibile. Ma questo combattimento mi piace. Basta soprattutto a farmelo piacere il pensiero che lo faccio per la mia Marta. A Milano ho un grande affare per concludere i contratti. Non è ancora cominciata la stagione e già mi sento stanca da morire. Non è mai il lavoro che c'è proprio a produrre stanchezza, ma è restarne lontani per attendere a cose che non hanno nulla a che fare con esso. Sto compiendo uno sforzo di volontà incredibile perché tutto sia pronto in tempo. Non posso muovermi da Berlino. Sto aspettando il denaro che mi devono, senza quello non posso partire. Tutti mi devono soldi, l'America, l'impresario, Mondadori, per Lazzaro non c'è verso di strappare un soldo. Sto finendo la commedia per te. Voi Vienna, Berlino, io Bergamo, Cremona, Pavia. Nessun momento della mia vita è stato mai tempestoso come questo, come non mi scoppia la testa, non lo so. Maestro, stia tranquillo. Pensi solo alla mia bella commedia. Il successo di questa sera si recita a soggetto qui a Königsberg, è straordinario. La risonanza in tutta la Germania è grandissima. Intanto la commedia per te io continuo a scriverla. Inutile. Inutile, debbono sempre aver ragione i fatti, terra a terra. Con l'anima ti puoi levare un momento, uscir fuori. Su. Da tutto quello che di più orribile ti aveva potuto far provare la sorte. Sì. Vola, ricrea in te una vita. Quando te ne senti tutta piena, giù, devi scendere nei fatti che te la pestano, te la insudiciano, te la schiacciano. Gli interessi, gli attriti, le contese. Tu stai recitando, Marta mia, in un lavoro nel quale con tutta la forza della tua anima tu gridi e dimostri che la verità vera non è quella dei fatti, ma quella dello spirito.
Ora, nel nostro caso, la verità vera è questa. Io non sono vecchio, ma giovine. Il più giovane di tutti. Così nella mente, come nel cuore, così nell'arte, come nei sensi, nei muscoli, nei nervi. Io sono te, come tu mi vuoi. E se tu non mi vuoi più, io non sono più nulla. E vivere non m'è più possibile. Ritorno ora dopo la prova a teatro e una passeggiatina in carrozzella. Parte di Messina e ancora baracche. Che miseria. Povera gente. Il terremoto del 1908 ha lasciato un segno tragico. Qui a Berlino sono nel più ardente fervore del lavoro. Mi sento di nuovo come un dio. Se muoio in questo momento non mi importa, muoio in piedi, lavorando. Bisogna vedere qui la commedia con questi attori e l'apparato scenico e tutti gli effetti di luce ideati dall'Arthur, meravigliosi. Io l'aiuto con tutte le mie forze. Tolgo, aggiungo, vi mescolo dentro tutta la mia vita, con la fantasia in fiamma, il cuore in tumulto. Poi alla sera, tornato a casa, altro lavoro, diverso, i giganti della montagna. Tu certo non ricordi più quella mia novelletta, Il figlio cambiato, se sapessi com'è diventata. Eccomi finalmente a Palermo, all'Hotel De Palma. Stasera debutteremo in 4 compagnie. Io, la Falconi, una compagnia d'operette riviste e il Massimo Aperto. Dio ce la mandi buona. Nessuno potrà detrarti la fama che ti spetta. Tu non hai nemmeno bisogno della mia arte per vivere. È la mia arte che per vivere ha bisogno di te. Ieri sera l'incasso ha fruttato 6.000 lire, che è già molto per l'andamento della stagione, che è disastroso. Enorme successo con il Come tu mi vuoi. Ti devo tutto, Marta mia. E se ti ho fatto soffrire, il mio pentimento è senza fine. La colpa è tutta di questa mia cattiva gioventù che non vuol passare. Io sento il mio corpo gemere, parlare. Io sono così stanca, così esaurita. Per favore, mi scriva solo cose della massima importanza. Non sei più mia, Marta, lo so, lo so. E l'unica cosa della massima importanza per me è proprio questa. Il resto non conta nulla. Va bene. Parliamo dunque di cose della massima importanza. Sul Corriere leggo la notizia della prossima rappresentazione a Berlino del Questa sera si recita a soggetto. Sì, qui a Berlino l'interesse per le mie cose cresce sempre più. Bisogna fare grandi denari, lavorare, lavorare, scrivere. I giganti della montagna. E poi un'altra diavoleria che già mi balena. Una donna rossa. Una donna rossa. Di sogno. Con un poeta pupazzo di Pezza che ha una moglie pazza. Una moglie pazza. Che lo affoga in un pozzo. In un pozzo. La mia fantasia non è mai stata tanto fertile, ma la mia anima è in un'ansia terribile, come preda di un vento che non so dove mi debba portare. Forse la mia morte è vicina. Ma questa veroccia com'è? Sui 20 anni, rossa di capelli, nasino ritto, occhi sfavillanti, tutta un fremito. No, a lui non darò un nome. Un personaggio anonimo, un qualcuno, e basta. E vuole farsi beffe di chi lo crede vecchio. Scrittore e di fama, sì, però vecchio. Pubblica un libro di poesie firmando col nome inventato d'un poeta giovane e bello. Delago. Delago? Il vecchio lo considerano superato, ma lui si sente quel Delago. Sono stati gli occhi di Veroccia che l'hanno guardato incantati a farlo sentire giovine ancora. Lei dice... Tu vecchio, a chi vuoi darla a intendere? Tu ardi. Scoprono che dialogo è lui e allora non apprezzano più quelle poesie che erano sembrate a tutti il superamento dell'autore vecchio. Ma basta, dicono,
Per noi il poeta prima di tutto deve essere un uomo. E qua non c'è un uomo. Qua non c'è sangue. Gioventù per voi è solo numero d'anni, non prerogativa di spirito. Ah, questo è immorale. La vostra moralità si sente burlata. Ebbene, quando è così, allora è vero. Sì, io v'ho burlati. E io allora? Una burla. T'ero dunque servita per questo, io. E allora, che cosa poteva importartene se ti restavo io? Se avevi me, io che non ti mancavo, io che me l'ho data a te tutta, tutta. E tu lo sai, tu che non hai voluto, vile, tu lo sai che me l'ho data a te tutta. E non hai avuto il coraggio di prendermi, di prenderti la vita che io t'ho voluto dare, per te. Per te che soffrivi di non poterne più nemmeno sperare di averne. L'hai avuta da me? E hai accettato che dicessero burla. Ah, vile. Vile, vile! Mi rinfacci il male che non t'ho fatto. Ma io non dovevo fartene. Perché non ero più giovane come te. E la vergogna dentro, come di un'oscenità, di sentirsi con quell'aspetto di vecchio, il cuore ancora giovine e caldo. Ti sei preso, cara di me, l'ultimo momento vivo. Ma pensaci, pensaci, come te ne saresti consolata, soltanto col dirti che quest'ultimo momento non era quello di un vecchio qualunque, ma di uno che era qualcuno, a cui tutti i momenti, quelli di tutta una vita, sono serviti per diventare appunto qualcuno. Qualcuno che non può più vivere, cara, non può, se non per soffrirne. Ieri sera vestire gli nudi fu un trionfo. Non so quante volte mi sono presentata alla ribalta. Alla fine hanno anche chiamato il mio maestro. Ma il mio maestro era lontano. Sono alle prese con i giganti. Ci penso da anni, ma chissà, Marta, se a te interessa. Qui a Brescia non si fa nulla. Ieri sera con il come tu mi vuoi si è rialzato un po'. 2.900 d'incasso. Ma quello che rimane sono miserie. Per non morire di fame, Raduse, dovete andare in giro la minga per il mondo fino in America e morire teatroce tra il fumo e il fracasso di una città d'oltreoceano. Toccherà anche a me di lasciare un giorno chissà dove le mie ossa. E soltanto allora l'Italia rimpiangerà lo scrittore amareggiato e combattuto a cui nulla fu mai concesso se non a denti stretti. Maestro, non si abbatta. C'è sempre, grazie a Dio, il suo pubblico in Italia che l'ama. Sono a Parigi, al Vendôme, e ho la stanza numero 5. Anch'io avevo la stanza numero 5. La stessa che occupavi tu. Dormo nello stesso letto su cui dormisti e ho presente la tua immagine da allora. Il cappello di paglia, l'abitino bianco e azzurro. Qui tutti mi stanno facendo un mondo di feste, sì, ma a chi le fanno? A un morto. Torino è così fredda. Forse la sento più fredda ancora perché è Capodanno. E io sono così triste e sfiduciata. Eppure si deve recitare. Ci vuole coraggio. Il come tu mi vuoi è un successo, come sempre. Ma il Carignano, come è stato difficile riempirlo. Mentre la Merlini recita all'Alfieri. Ma Tabba? No, no, Pirandelliana. Merlini, Merlini. Alla sera si compì il miracolo. Forse fu il Dio ad avere compassione di me. Incasso 7.000 lire. E allora dopo lo spettacolo ho voluto brindare a lei, maestro. L'orologio del ristorante segnava le 12 meno un minuto. Ma poi mi sono accorta che l'orologio era fermo. Erano le 12? O erano passate da poco? Chi lo sa, lo sa.
Qui a Parigi i contratti vanno bene, Torre. Ieri sera è venuto da me insieme al suo segretario e alla signorina Paola Masino, la giovine amica di Bontempelli. Una cosa è strana. A un certo punto della serata io mi sono sentito dentro come chiamare maestro con la tua voce. Tanto che mi è venuto istintivo di guardare l'orologio. Erano le 11:05. In Italia è mezzanotte. Ma hai tu pensato a me a mezzanotte, veramente? Auguri! Perdere anche solo un momento senza vederti subito al tuo arrivo mi fa stare male. Vedendomi tu mi domanderai: maestro, maestro, come sta? E io con la bocca ti dirò una menzogna. Bene. E la verità avrò negli occhi. Ho ricevuto un telegramma dall'America che mi annunzia il grande successo della ripresa dei sei personaggi a New York. Sono a Napoli, la città che più di tutti ama il mio teatro. Darò l'amica delle mogli, la vita che ti diedi, vestire gli ignudi e la ragione degli altri. È un momento felice, un momento di gioia. L'azzurro dei tuoi occhi, le fiamme dei tuoi capelli, tutto l'oro delle tue carni. Tu appena ti tuffi nel mezzogiorno ti esalti. Guarda, non farmi odiare Napoli. Mi fermerò a Napoli ed è una fortuna. Per tutta la settimana è andata a teatri buonissimi. E la mattinée, un teatrone. Vuoi venire a recitare a Parigi? A Parigi? A recitare? A recitare in francese? L'uomo, la bestia e la virtù, al Teatro Saint-Georges. La virtuosa signora Perella. L'ho recitata una volta, ma era una parte comica. Non era proprio del mio genere. Certo, la parte è quella che è. Ma Parigi. Parigi è sempre la vetrina del mondo. Ce sera inutile, comment? Il n'y a jamais fait attention. Tant que ça. Mais pas autant. Une accroche-quête. Comment une accroche-quête? Pourquoi? Je n'ai plus eu une goutte de sang dans les veines. La honte, mes draps, Polino. Nuovo lontano. Ti ho seguito col pensiero lungo tutto il viaggio e questa mattina ho lavorato alla commedia per te. Davvero, maestro? Non vedo l'ora di averla tra le mani. No, no, prima devo adempiere a un compito che mi sono proposto, non per me, per il nostro paese. I teatri regionali. Da anni questo progetto continua a girarmi per il capo. Ripenso al nostro successo a Parigi. Dopo una vittoria così bella, perché non andare a rendere omaggio al Duce? Mi riceverà? Perché è così difficile riuscire a fare un teatro d'arte? Un teatro come noi lo vogliamo? Per fortuna dopo la cronaca c'è la storia. Bisogna avere schifo della cronaca. L'opera, se viva, resta nella storia. Sua Eccellenza Capo Governo la riceverà a Palazzo Venezia mercoledì 3 febbraio ore 18. Stop.
mi domandò delle commedie. E di quante rappresentazioni avevamo fatto, perfino quanto avevo guadagnato. Subito dopo, venuti a parlare di lei, disse: lo stimo un genio, ma un brutto carattere. Chi non accetta quanto si perpetra oggi a danno dei valori morali e spirituali ha un brutto carattere. Brutto carattere davvero, questo Pirandello, che intanto seguita a dir bene di Mussolini, a esaltarlo come un salvatore del suo paese. Maestro, lei sa come la pensi io. Non si inquieti così. Io questo mio brutto carattere me lo tengo ben stretto. Qualunque sacrificio mi possa costare, anche a sacrificio della mia vita stessa. Poi, che cosa ti ha domandato il Duce? Se avrei ampliato il mio repertorio. Io dissi che già l'avevo ampliato. Molnar, Mann. Lui fece delle riserve su Mann. Quando ho capito quanto lo avevano accerchiato, mi sono sentita cadere le braccia. Gliel'ho detto. È l'eterna storia. Allora l'ho visto un po' pensieroso. Ma poi sui giornali non ha neanche voluto che si mettesse che mi aveva ricevuto. E chi ha il coraggio di dire a fronte alta una verità ha un brutto carattere. Devo tornare in Italia. Ricevuto da Mussolini a Palazzo Venezia. Ero andato a parlargli del mio progetto dei 10 teatri regionali. Avevo presentato il progetto alla società degli autori perché gli fosse consegnato. Dopo avermi ascoltato attentamente, lui batte un pugno sul tavolo irosamente ed esclama: potete ben credere che questo progetto non mi è stato mai rimesso. Ne domanderò conto alla società degli autori. Non dubitate, Pirandello. Studierò questo vostro progetto. Vi saprò dire quello che penso. Caro maestro, tanto lavoro per gli altri e per lei mai nulla. Capiranno la sua generosità. Bottai mi ha invitato a colazione a casa sua. Grandi effusioni di deferenza all'arrivo. La solita storia di trovarmi ringiovanito di 10 anni. Io, a furia di ringiovanire, morirò bambino. Tiro fuori il mio progetto. Bottai approva tutto. Per Antonio e De Pirro avanzano qua e là delle obiezioni, io le ribatto tutte vittoriosamente. Intanto, soggiunge Bottai, rivolto a Pierantonio e a De Pirro, bisogna provvedere presso le compagnie perché si riprende il repertorio pirandelliano. No, scatto subito io. Non voglio nulla per me, voglio che si faccia tutto per la liberazione del teatro in Italia e basta. Così ci siamo lasciati. Maggiore. Dopo tante preoccupazioni mi sembra un sogno di potermene stare qui per un po' di settimane. Il papà e la mamma sarebbero molto contenti che lei si decidesse a venirci a fare visita. Il papà e la mamma? E la mia Marta? Anche Marta, si capisce. Conviene approfittare di questo buon sole e riposare. Sono alle ultime battute della commedia. Poterla provare con te è una vera ricompensa. Trovarsi? A non trovarmi più sono io. Mi sto rompendo il capo con l'ultima scena. È una cosa che non le è mai capitata. È difficile trovare l'assoluto. L'assoluto? L'assoluto con una donna che è anche attrice e vuole essere donna. E come donna rischia di non trovarsi più e poi rischia di non trovarsi più come attrice. Poi come attrice si ritrova, ma non ritrova più l'uomo che la faccia essere donna. Donata è giovane, è bella, vuole anche vivere. Questo è il suo dramma, come trovarsi così. A volta ci si perde, ci si ritrova. E
E allora, nulla più d'assoluto. È la crisi di un'attrice. La crisi di un'attrice? Di un'attrice che non si supera perché vuole essere insieme le due cose che sono possibili solo relativamente. E quindi senza conclusione vera. Trovarsi. Trasfigurarsi. Diventare altri. È capitato anche a me, maestro. Soltanto sul palcoscenico il mio coraggio si mostra senza pudori e senza timori. Lassù non è Martabba che parla, che ride, che grida, ma questo o quel personaggio. La volontà di farcela una vita. Il bisogno di farla consistere in qualche modo. Com'è possibile? Sì. Com'è possibile? Perché non dipende più da noi soltanto. Ci sono gli altri, i casi, le condizioni e chi ci sta più vicino, che possono contrariarci, ostacolarci. Non sei più tu sola, in mezzo a tutto questo increato che vuole crearsi e non ci riesce. Non sei più libera. E allora? Allora dove la vita è creata liberamente è là invece, nel teatro. Ecco perché mi ci sono sempre trovata subito, sicura, là sì. Trovarsi, trasfigurarsi, diventare altri. I critici dicono che trovarsi lascia un po' disorientati, ma la piena del pubblico è fantastica. Grazie, maestro. E sogni d'oro! Che sogni d'oro posso fare io se devo stare lontano dalla mia unica vita? Bottai e Pierantoni continuano a rimandare di giorno in giorno. Stanno lavorando sott'acqua per silurare il mio progetto dei teatri regionali. Questo gagà con le ghette può fare il presidente della corporazione dello spettacolo soltanto finché la situazione teatrale italiana rimane quello che è, cioè nulla. Io devo trattare col Duce. Soltanto lui potrebbe superare ogni difficoltà. Sono andato a Parigi a ricevere gli onori che gli intellettuali hanno voluto tributare al mio teatro e poi dal Duce. Ho avuto l'impressione che mi ha gelato il sangue nelle vene. Aspettavo di trovarmi al cospetto di un gigante. Mi sono visto davanti un malato, con la faccia gialla, ingrigito, scavato, quasi spento. Mi accolse al solito affabilmente. Mi lasciò parlare senza mai interrompermi. Che la Francia mi abbia trattato bene, anziché fargli piacere, gli ha dato un grosso dispiacere, quindi silenzio. Mi parlai del mio teatro regionale, progetto di cui non avevo saputo più nulla. E allora si è messa a parlare in un modo che non mi sarei mai aspettato. La situazione politica in tutto il mondo è tragica. Non è mai stata tanto tragica. Tutto è possibile che avvenga da un momento all'altro, anche una guerra. Per gli spettacoli bisogna che il popolo si contenti di quelli che può avere in massa, gli stadi e il cinematografo. La conversazione finì così. Pochi fiori, ma con tanto cuore, per San Luigi.
te ne sei ricordata. Sono al Lido di Venezia. Quante feste e inviti. Vogliono che io rimanga per la presentazione del film. Teresa Confalonieri, così non potranno dire che tu faccia sempre cose mie. Pensano di presentarmi a dei produttori americani e anche a Rizzoli, che qui è quello che dà maggiore affidamento. Ma vorrei anche riposare. Andare un po' a Castiglioncello. Così potremo stare un poco insieme e definire i nostri progetti. Sì. Il lavoro è l'unico beneficio. Il premio Nobel per la letteratura! Che gioia! Io l'avevo detto! Sono oppresso dai festeggiamenti. Giornalisti di tutti i paesi mi hanno assediato. Interviste e telegrammi. Eppure io non mi sono mai sentito tanto triste e tanto solo. Ma tu verrai, vero Marta? C'è stato un incidente. Papà era partito da Sanremo per raggiungerci a Milano con la sua balilla. È rimasto contuso. Il viaggio a Stoccolma si è reso impossibile. Stasera pranzo alla legazione, in mio onore. Domani prima rappresentazione di gala del Piacere dell'Onestà al Teatro Nazionale. La più grande attrice svedese, Tura Tuje, interpreterà Trovarsi. Alla radio hanno dato Vestire gli ignudi. Intanto a Parigi Pito F sta provando questa sera Si recita a soggetto. E io non vedo l'ora di tornare. Come volano i giorni! Venire a Londra a studiare l'inglese era una decisione che maturavo da tempo. Prendo lezioni ogni giorno. Mouth. Open. Miss Friedman è un diavolo di donna. La pago niente meno che una sterlina per lezione. Fa spalancare la bocca per dire mouth, bocca. E la fa stringere come qualcosa che non si può dire per dire open, aprire. Poterti essere accanto. E invece m'aspetta l'America. Chissà, forse sarà la fortuna per tutti e due. Sono arrivato a New York all'alba dopo una traversata magnifica ad attendermi un vero assedio. Sto al Waldorf Astoria, praticamente all'altezza di una montagna. 41° piano. Tutti mi vogliono vedere, direttori di teatro, registi, attori, attrici. Non parliamo dei giornalisti, dei fotografi. C'è un'odiosissima tensione tra l'Inghilterra e l'Italia. Sono tornata a Roma. È difficile trattare affari in questi giorni in America. Tutti sono contro di noi, nonostante abbiano dichiarato neutralità. Come mai non va a Hollywood? Eravamo già fermi al porto di Napoli. Io vedevo sulla banchina Stefano, Fausto, Francesco venuti ad accogliermi insieme a un gruppo di amici e giornalisti. Mi sono sentito male improvvisamente. Un dolore bruciante al petto. M'hanno accompagnato all'Excelsior. Le cure m'hanno fatto rinvenire. Ora mi sento abbattuto, debole. Avevo fatto un brutto sogno. Voglia il cielo che lei si rimetta presto, così che io possa rivederla e riabbracciarla presto. M'aspettano in America. Questa volta mi offrono contratti. Ma io non ci posso andare. Ci andrai tu. Da sola? Ti aspettano per Tovaric. Non è una mia commedia, ma per ora è meglio così. Ho paura. No, devi andare. La prima prova la farai a Londra. Sul palcoscenico mi parlano come fossi nata con questa lingua. Io faccio fatica a capirli. Vuol dire che do la sensazione di esserne padrona. Sono premuto da tutte le parti perché io vada in Sud America. Brasile, Cile, Argentina. Ma io non posso andarci. Rischiare di lasciare la pelle per onori che non mi importano più nulla.
Marta mia, sono solo ormai, davanti alla morte. Via, 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 via. Soffiamo su queste malinconie. Aspetto il tuo trionfo in America. Poi sì, posso morire. Il debutto a Baltimore è stato festosissimo. Tutti mi fanno i complimenti. Ci stiamo preparando per New York. Vogliono dare a Firenze per il maggio i giganti della montagna. Io sono incerto se accettare. Ormai non mi importa più nulla. Sono ancora alle prese con l'ultimo atto. È un olivo saraceno. In mezzo alla scena. Con cui ho risolto tutto. Poche ore prima della rappresentazione a New York ho ricevuto la sua lettera. L'ho tenuta stretta a me perché mi desse animo e coraggio. Il teatro era estremamente preso e i biglietti erano saliti a 20, 30 dollari. L'applauso che mi ha accolta, caloroso e vibrante, mi ha fatto tremare e mi pareva, prima che mi avessero sentito, immeritato. Mi pareva troppo e troppo dura, quindi la conquista definitiva alla fine. Ma alla fine tutto il pubblico, unitamente agli attori sul palcoscenico, fu di nuovo con me e con maggiore toccante gioia. E i giornali sono felice. E lei, maestro? La sua più grande opera? I giganti! Sento tutto rinascere. New York è come una scacchiera. La 53esima strada taglia la 6th Avenue. A che piano stai? Posso domandarlo al portiere. Salgo con l'ascensore. Suono il campanello. Mi si presenta una cameriera di colore. Miss Martha Abba? Odo dall'altra stanza il tuo grido. Maestro! 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 Nessuno mi accompagni, né parenti, né amici. Si è lasciato disperdere perché niente, neppure la cenere, vorrei avanzasse di me. Thank you.